Ciao, sono Stefania, faccio parte del gruppo Casanova SPA. Oggi, 28 marzo, abbiamo presentato allo IED il nostro primo contest design, chiamato Progetto 8. L'idea è quella di metterci alla prova con un progetto che per noi è totalmente nuovo, ma soprattutto mettervi alla prova. Sappiamo che sarete in grado di accogliere questa nostra sfida, perché l'Istituto Europeo del Design vi dà tutti gli strumenti per essere dei giovani professionisti capaci di accogliere qualsiasi cambiamento. Per me Casanova significa praticità. Originalità. Per me Casanova è multitasking. Prima di affrontare la dimensione progettuale, abbiamo esplorato con gli studenti la parte creativa, la dimensione creativa, e l'abbiamo esplorata attraverso una metodologia che in IED utilizziamo spesso, che è quella delle mappe concettuali, ma in questo caso ibridandole cercando di entrare con forza nelle dimensioni che Casanova ci aveva indicato essere quelle più care alla brand, cioè quello dei riti dell'abitare e di questa nuova convivenza sociale. La parte positiva di questo progetto è stata la possibilità di poter spaziare all'interno di una categoria vastissima di prodotti per la casa. La parte difficile è stata quella di dover selezionare una categoria sulla quale focalizzarsi tra le tante proposte dal brand. Dopo questa fase in cui i ragazzi per la prima volta hanno dovuto confrontarsi non nella risposta di un tema preconfezionato, ma individuare quello che fosse il proprio spazio del progetto, siamo passati in una serie di incontri a specificare sempre di più quella che era la loro idea iniziale verso qualcosa che la tramutasse in oggetto. La sfida lanciata da Casanova ha rappresentato davvero un'opportunità unica per gli studenti del triennale della scuola di design. La risposta progettuale che ciascuno di loro ha saputo dare con questo progetto racconta davvero dei nuovi modi di vivere, delle nuove azioni, dei nuovi strumenti, dei nuovi colori, delle nuove forme che appartengono assolutamente al loro modo dell'abitare contemporaneo. Il mio progetto si chiama Io e Mac e dà la possibilità all'utente di poter condividere l'intera giornata col proprio personal computer, sia per piacere ma anche per necessità. Lavorare con ragazzi di altri corsi è stato stimolante. Molto interessante per vari aspetti. Per me è stata una sfida perché nonostante gli impegni dell'interior design sono riuscito a scoprire quello che è il mondo del product design e ho scoperto che è un mondo che mi piace. Assolutamente positivo di questo progetto è stato l'entusiasmo incrollabile dei ragazzi che in pochissimi mesi hanno davvero sintetizzato il processo di ricerca, il processo di progettazione per questo brand che comunque racchiude una realtà assolutamente poliedrica e variegata.